Oggi è una presentazione a rispetto vostro perché avete un compito importantissimo che è quello di fare informazione per i tifosi, quindi era giusto venire e presentarsi. Però in questo momento non c'è molto da dire, se non il fatto che sono assolutamente contento di poter partecipare a questo rush finale e dico semplicemente che l'ottimo lavoro di Di Carlo ha certificato in qualche modo il mio grande lavoro prima, perché sostanzialmente quello che Di Carlo ha fatto è. Mi dispiace veramente per come sia andata a finire per lui, perché ci sono passato io precedentemente e quindi tra colleghi questa solidarietà è reale, perché sappiamo benissimo che vale per tutti. Da questo punto di vista, da questo momento noi vogliamo ripartire e durante la settimana ci sarà modo e tempo per rispondere a qualsiasi vostra curiosità. E voi lo sapete che io lo faccio sempre con molto piacere e con molta precisione. Quindi da questo punto di vista oggi io ho intenzione di preparare quanto prima l'allenamento, perché abbiamo veramente pochissimo tempo e in questi 3 mesi ho potuto comunque osservare e seguire Livorno con grande amore, perché poi si tratta di una parte importantissima della mia carriera e da questo punto di vista sono riposato e molto motivato e quindi da oggi in poi si cercherà di vedere quello che si riesce a fare. È indubbio, è inutile prendersi in giro, nel senso che sappiamo tutti che è una sorta di impresa sportiva, però io ho la mia filosofia, proprio quando le cose sono difficilissime, in qualche modo c'è sempre una vocina che mi dice ci sono le opportunità migliori e da questo punto di vista voglio solo prendere il meglio da quello che posso fare in queste 4 settimane. Non mi interessa l'anno prossimo, ho letto, ho visto, ma parlare dell'anno prossimo significherebbe in qualche modo sancire un'eventuale resa, credo sia poco produttivo per il lavoro che dobbiamo fare noi e che abbiamo davanti a noi e anche poco rispettoso nei confronti di tutti quelli che tengono alle sorti del Livorno, non ultimo il fatto di pensarci vittoriosi a fine di queste 4 partite. È dura. Però secondo me, proprio perché dura, non è impossibile farcela, sarà molto molto difficile farcela, però immaginate se ce la facciamo, insomma sarebbe veramente l'apoteosi di un percorso per me che rimarrà ugualmente importante. Tutto qui, quello che mi sentivo di dirvi, qualsiasi domanda ve la segnate, mi raccomando anche le più toste e io sicuramente nel corso della conferenza stampa vi risponderò a tutto. Okay?